Questa qua, rossa, mi colpisce. Ma guardi un po' com'erano, sa che io non le ho mai viste Erano queste. tutte alte perché i primi del Novecento le macchine avevano il serbatoio sopra la macchina, poi per caduta andava il motore. E quindi poi dovevano essere tutti alti perché sennò non Quante andavano. E quella lì è la ditta di mio figlio, sorveglia. notizie? Ah. Sì, ma qua ci vorrebbero giorni qui a vedere tutto quello che Andarono delle riunioni a Palazzolo, l'ho fatto ha. con la vetrina e ho messo dentro i giocattoli inerenti all'argomento per distrarre un po' i partecipanti. Eccezionale. Quindi la riunione cos'è? Un tavolo di... Stavo delle riunioni a Palazzolo, soprattutto erano le riunioni sindacali, perché Ah. con 110 dipendenti continuavano a venire a rompere. Però ho visto che gli adulti, se si riesce a fargli ricordare quando erano bambini, è tutto un altro discorso. Infatti venivano e uno diceva, ah, quello lì me l'ha dato il nonno, quello là lo zio, quello... Io parlavo, nessuno capiva niente. Alla fine, sì, va Quindi serviva per distrarre. sì, per Ah, quello. infatti qui è un mucchio di giocattoli. Adesso sono giocattoli in lamiera, ne facevano una volta. E guardi qua il meccanico che dicevo prima cosa ha fatto. Questa era una bombola normalissima che si usava in cucina, no? L'ha Sì. tagliata e poi ha fatto Oh, una caspita, oh, porta bella bicchieri, questa qui. porta bicchieri. Un Che mini bella bar. E ho sorpresa. messo le bottiglie che davano in omaggio alle società petrolifere a Natale. Che a Ma Natale pensa a davano le te. bottiglie, ma adesso dà più niente. Ma A scuola guarda non ha mai te. dato niente, neanche un panettone. No, ma allora il prezzo della benzina era uguale in tutta Italia. E allora ogni Di che società, anno stiamo parlando, però? stiamo parlando degli anni 50-60, e allora no, il prezzo Quando si andava in era Svizzera a fare 50 benzina. euro, quindi si arriva fino al 99. No, ma allora il prezzo era uguale in tutta Italia e ogni società, dando i gadget, cercava di tirare il cliente, insomma. Per esempio, questo qui era un foulard della Shell belga. Faceva di tutto. Foulard, va? Bello. Apprezzato dalle signore. Eh sì. Eh sì.